Benvenuti e benvenute a questa nostra trasmissione. Siamo di nuovo insieme per parlare di sport e per parlare di sport per tutti, e stamattina lo faremo con un ospite molto particolare. Simona Gabrielli è la responsabile nazionale del settore attività equestri della UISP, nonché presidente dell'associazione Bambini e Cavalli, e già il nome dell'associazione la dice tutta, anche perché i bambini e i cavalli fanno parte dell'attività che questa associazione effettivamente porta avanti da tantissimi anni. Ringraziamo Simona di essere qui con noi. Grazie a te, Werther, per l'opportunità. Sono molto contenta di rappresentare, insomma, la mia associazione e il lavoro che stiamo facendo con i bambini, perché ci teniamo moltissimo. Certo, voi siete un'associazione che ormai è sul territorio da tantissimo tempo, vi occupate per l'appunto in prima persona delle attività equestri, quindi delle attività ai cavalli, ma lo fate attraverso percorsi molto molto originali. Ecco, cosa ci vuoi dire delle vostre attività? Sì, noi siamo, io sono in particolare una grande appassionata di cavalli, di equitazione, e nasco come autodidatta. E nel tempo ho visto che ci sono molte cose da fare e in parte c'è anche una certa ignoranza, tant'è che per come sono abituata io mi sono messa a studiare, ho seguito dei percorsi particolari e mi sono riproposta poi nel mio centro, che è il nuovo Fontanile a Coltano, con questi percorsi sia per i bambini che per gli adulti e per i cavalli. Voi fate dei percorsi, si diceva, originali, però nel concreto, cosa significa questa cosa? Se, avete, come dire, studiato una metodologia particolare, entrate in contatto col cavallo in modo diverso da altri? Non so, qual è la vostra caratteristica principale? La nostra collaborazione in particolare è con il club di Caval Giocare e con la Società Italiana di Arte Equestre Classica. Lavoriamo con la Società Italiana di Arte Equestre, con gli adulti, con i corsi di formazione, e prepariamo dei percorsi che rieducano il cavaliere dal punto di vista motorio e rieducano i cavalli, che in molte occasioni vengono forzati nelle attività equestri, e rieducano quindi i cavalli a un movimento corretto, quindi recuperiamo cavalli che in altre situazioni finirebbero in brutte mani, via. E la stessa cosa lo facciamo con i bambini, perché sono proprio loro che possono nascere con una formazione, con una preparazione corretta, e quindi adottiamo il metodo di Caval Giocare, che è un metodo che è nato a Siena, alla Casella, con la collaborazione di Gianni Gamberini, che educa all'attività motoria il bambino. E il cavallo in questo percorso è visto come uno degli attrezzi, fra virgolette, nel senso che dà una parte del gioco, fa una parte del gioco, ma non è assolutamente il centro, nel senso che lavoriamo moltissimo con la scuola di circo, perché il linguaggio sul cavallo è proprio un linguaggio del movimento, e quindi lo sviluppo delle capacità motorie è demandato al gioco e al circo, e utilizziamo il cavallo fondamentalmente sulla relazione, sulla comunicazione, e poi sì, anche in parte montato chiaramente, ma sempre guidato da un adulto. E questa, secondo me, noi è una situazione fondamentale. Quindi un'attività che si basa soprattutto sul benessere sia di chi la pratica direttamente, sì, quindi dei bambini e delle bambine che vengono da voi tutti i giorni a fare attività e sviluppano le proprie capacità psicomotorie in tutti i versanti, in tutte le loro possibilità, ma tesa anche al benessere del cavallo. Certo, certo, perché non si può pensare di fare nessuna attività se i partecipanti non sono nel pieno delle loro forze fisiche e comunque nel loro atteggiamento psicologico più positivo. E quindi, per quanta attenzione
diamo ai bambini che vengono seguiti singolarmente e quindi aspettiamo tutti i tempi che sono necessari per l'apprendimento. Non chiediamo mai, scusate, non chiediamo mai di forzare su una serie di abilità, quindi aspettiamo i tempi assolutamente. Lo stesso facciamo con il cavallo. Se il cavallo nell'occasione in cui dobbiamo fare l'attività ha un problema, non ci sono mai nessuna forzatura da questo punto di vista. Ce ne prendiamo cura e l'attività va avanti anche se non dobbiamo per forza montarci sopra. Ecco, quindi come si capisce bene è un'attività che davvero si pone in maniera molto originale all'interno di tutte le attività equestre, no? Noi siamo abituati a vedere i fantini che corrono, siamo abituati a vedere il Palio di Siena in televisione, siamo abituati a vedere i cavalli al galoppo e al trotto, insomma siamo abituati a vedere situazioni dove oggettivamente un minimo di agonismo porta poi anche a atteggiamenti non molto esaltanti, almeno a vedersi, no, nei confronti dei cavalli. Purtroppo no, il più delle volte il cavallo viene abusato in tutte le attività che fa, comprese le attività ludiche, perché poi sì, fra l'altro io ho anche una scuderia da galoppo e penso che si possa fare anche dello sport a livello agonistico eticamente pulito, eticamente corretto, tant'è che per dire oggi corriamo con tre cavalli, sono tre cavalli che faranno la loro corsa per come sono preparati, con nessuna sostanza addosso dopante, con nessun rischio rispetto alla propria condizione e quindi sono sani, sono allenati e quindi possano fare anche delle attività agonistiche. Il punto è capire, è quello oggettivamente difficile, quando bisogna fermarsi, quando bisogna aspettare e chiaramente anche economicamente, insomma, la situazione può essere più o meno premiante, però il punto è che ci sono dei valori da rispettare e quindi i valori di fondo della scuola, se sono quelli, dobbiamo portarli avanti. Quindi fondamentalmente anche, cioè, l'applicazione del meccanismo, dell'idea, no, dello sport a misura di ciascuno, dello sport che non supera i propri limiti, che in qualche modo ci avvicina ai nostri limiti effettivi e compagnia bella, applicato anche al cavallo, che in effetti in questo caso è un atleta come tanti altri e come tale va considerato, rispettato e valorizzato, quindi una cosa molto importante. Mi immagino che per poter fare stare in piedi tutto questo meccanismo ci sia assoluto bisogno di momenti di formazione importanti, di come dire, tenere viva questa formazione anche nel tempo. Sì, specialmente poi, ma in tutti i settori, ma nelle attività equestri assolutamente si dice che non si finisce mai di imparare, è assolutamente la verità. E la continua ricerca del miglioramento, della comprensione maggiore, dell'abilità maggiore a livello fisico è un fatto quotidiano. Non si può pensare di non prepararsi culturalmente e fisicamente se si vuole interagire con un cavallo che fra l'altro, insomma, è un animale di almeno 500-600 kg, tutto muscoli e di riflessi prontissimi, per cui o te sei nella condizione di essere pronto altrettanto, se no diventa che subisce semplicemente una serie di tue incapacità. Certo. Lo studio è sempre fondamentale, la ricerca lo stesso. Ecco, inserito in questo meccanismo, tu dicevi ci sono tante attività, voi fate attività legate alla scuola di circo, quindi una cosa che come WISP fra l'altro stiamo promuovendo un pochino a tutti i livelli e un fiore all'occhiello, una delle attività più importanti del vostro centro so essere quella delle attività estive, dei centri estivi che voi fate ormai tradizionalmente, sia di tipo residenziale, quindi con i campeggi e quant'altro, sia di quelle tipo campo solare, che appunto dove i bambini vanno e vengono. Ecco, ci sono anche quest'anno queste attività dove ci si può iscrivere eventualmente, come funzionano? Sì. Noi lavoriamo con il comune di Pisa
e quindi siamo nel cartellone delle associazioni che preparano i campi solari. Inizieranno a breve le iscrizioni, partiamo l'11 giugno e quindi partiamo con i nostri campi solari per tutta l'estate. L'attività dei campi solari ha in particolare un'attenzione molto forte su il benessere dei bambini, degli animali e la collaborazione assoluta nel rispetto delle regole per tutti nel momento in cui stiamo insieme. Non è obbligatorio fare niente, è solo una partecipazione di bambini e animali che durante la giornata fanno una serie di giochi, di attività in un ambiente che deve comunicare assolutamente serenità e tranquillità. Un ambiente che fra l'altro è veramente meraviglioso, lo ricordiamo, siamo nel Parco Migliarino San Rossore, per cui da questo punto di vista Coltano rappresenta davvero uno dei luoghi più belli del nostro territorio, un ambiente libero dove ci sono appunto animali e anche tutta una serie di attrezzature. Sì. Io mi ricordo di aver visto anche tutta una serie di cose che voi avete creato apposta per poter stimolare i bambini e le bambine rispetto a tutta una serie di possibilità motorie. Abbiamo il trapezio, i tessuti, un cavallo finto, un cavallo pazzo, delle travi per l'equilibrio, le parallele, gli anelli, e che sono tutti giochi che sono lì posizionati in mezzo ai cavalli, dove i bambini sperimentano e provano le loro abilità, e poi i cavalli partecipano guardando e in parte insomma stando insieme ai bambini. In certe situazioni abbiamo un asino che viaggia libero per il maneggio, e in genere insomma è sempre a curiosare fra i bambini, e assolutamente piacevolissima come visione e come situazione. Tra l'altro di tutto questo state vedendo e vedrete appunto le immagini che stanno correndo insieme a noi, insieme ai nostri discorsi, per cui avrete anche abbastanza chiaro complessivamente di cosa stiamo parlando, anche perché proprio lo state vedendo direttamente dalle nostre immagini. Simona faceva riferimento al fatto che loro sono inseriti dentro un cartellone che è quello appunto dei campi solari del comune di Pisa. Di questo possiamo dare anche un minimo di informazione. Sono ormai in partenza i campi solari dai 6 ai 14 anni, sono tante le associazioni che li portano avanti, entro breve cominceranno le iscrizioni come WISP, oltre alle attività che facciamo con una delle nostre società sportive più importanti, che è appunto quella dei bambini e cavalli. Ci sono anche attività al mare, ci sono attività in centro e tante altre cose che possono, come dire, fare la felicità dei nostri bambini e delle nostre bambine, soprattutto perché li tengono insieme anche nel momento dell'estate. Quindi da questo punto di vista invito tutti a informarsi e poi a iscriversi a queste importanti attività di gioco, ma anche educative in senso più ampio. Si diceva prima dei centri estivi, si diceva delle attività di formazione, si diceva dell'attenzione al cavallo. Ovviamente penso che, essendo inseriti all'interno del parco, ci sia anche un'attenzione a quello che è il contorno, quello che si muove all'intorno tutto intorno al vostro centro, insomma, quindi mi riferisco, come dire, in qualche modo alla natura che vi circonda. Sì, quello sì, assolutamente. Il maneggio è molto curato, proprio anche dal punto di vista del verde e della collocazione. Abbiamo anche dei percorsi per le scuole sull'educazione ambientale, facciamo una serie di attività pratiche anche con i bambini sul rispetto della natura e dell'ambiente, tant'è che facciamo la raccolta differenziata, utilizziamo e riutilizziamo dei materiali di recupero per produrre giochi e per farglieli portare anche a casa. E quindi insomma è assolutamente fondamentale l'ambiente
Perché è quello che carica l'energia e ti mette in una situazione più positiva rispetto a quello che stai facendo. E quindi sì, la cura del maneggio in particolare, ma anche dell'ambiente circostante, è parte proprio del lavoro di tutti i giorni. Bene, allora come vedete appunto parlare di attività sportiva, parlare di attività all'aria aperta, parlare con i dirigenti delle nostre società sportive significa sempre poi parlare dell'uomo a 360 gradi, del suo rapporto con la natura, del suo rapporto col proprio corpo, ma soprattutto di tutte quelle che sono le aspettative e le volontà che noi abbiamo, i valori che noi abbiamo messo in campo perché tutto ciò rappresenti uno stile di vita utile al mondo in cui viviamo, non soltanto uno stile di vita che ovviamente consuma il territorio, ma anzi proprio l'opposto di questo tipo di meccanismo. Sport quindi può essere declinato sotto tanti aspetti, questo è quello che a noi piace di più, per cui ringraziamo la Simona, i suoi collaboratori, tutta l'associazione per questa loro opera di continua iniziativa legata alla crescita seria e consapevole dei bambini e delle bambine, al rispetto della natura, al riuso, al rispetto di animali importanti come sono i cavalli, che ispirano sempre la fantasia di tutti. Un grazie vero e sicuramente a voi. Avremo modo anche di risentirci e approfondire i temi di cui abbiamo volentieri, parlato volentieri. Velocemente sono oggi. Sempre disponibile a stare a parlare con voi e a spiegare cos'è che stiamo provando a fare, anche perché poi l'informazione è fondamentale in questi casi, visto che lavoriamo ai margini, un po' ai margini dello sport equestre, quindi ci farà assolutamente piacere tornare e spiegare anche, in particolare anche le altre attività che facciamo. Grazie Simona, grazie a te. Arrivederci a tutti alla prossima trasmissione. Come ti chiami? Tea. Margherita. Caterina. Lidia. Che cosa hanno detto i vostri compagni di classe quando avete detto che fate l'acrobazia a cavallo? Che ci vorrebbero vedere. Ci hanno chiesto il numero dove andiamo in televisione. Ma sono mai venuti qui a vedervi? No. No. Ma i tuoi amici invece? No, non sono mai venuti. Ma tu non gliel'hai detto che fai questa cosa? Sì, solo a due perché mi vergogno un po'. Io invece gliel'ho detto a due persone, mi sembra, però anche gli altri. Qual è la cosa più difficile che fate? Il mulino mentre il cavallo va. Tu quanti anni hai? Sei piccola. 5 anni. Invece la cosa più difficile per me è l'inginocchio, io ho 7 anni e mezzo. Per me il ponte e 8 anni. Per me salire in piedi sul cavallo mentre vai e ho 7 anni e mezzo. Guarda come riesco a fare. Voi volete continuare a fare questa cosa anche quando diventate grandi? Che cosa volete fare? La cavallerizza perché mi piacciono i cavalli e mi piace fare cavallo. Io da grande voglio fare la parrucchiera perché mi piace lavare i capelli. Anche i capelli del cavallo? No. Io voglio fare la veterinaria. Io voglio fare la dottoressa. Qualcuno di voi vuole dire qualcos'altro? Sì. Vai. Chi ha alzato la mano? Ma nessuno di voi vuole fare la ballerina, ad esempio? Io voglio fare la ginnasta, perché faccio ginnastica artistica e mi piace. Cioè, oltre a venire qui a cavallo, fai anche ginnastica? E qual è il tuo esercizio preferito? Parallele. Io invece oggi avevo il saggio, però preferisco andare qui in televisione. Io oltre a fare cavallo faccio anche danza, però mi piace di più fare cavallo. Io faccio anche ginnastica. E tu che sei piccolina cosa fai? Facevo la piscina, ora ho finito di fare la piscina.